Allora, con Sara ci siamo parlati. Prima vi presento Sara. Sara è una terapeuta che si è formata tantissimi anni fa con noi, che lavora anche al San Paolo e si occupa e fa i gruppi per genitori con disturbi alimentari e lavora anche per Nutrimente, che è un'associazione volontaria in cui si aiuta a sviluppare la conoscenza sui disturbi alimentari ed è anche stata una nostra candidata di studi cognitivi. Allora, la prima cosa con cui volevo dialogare con lei era la tragedia dell'esordio, no? Un esordio di un disturbo alimentare nelle famiglie è sempre una cosa sconquassante e drammatica. Ma la mia domanda è: ma queste famiglie, dato che tu lavori tanto con queste famiglie, lo prevedevano un esordio possibile prima? Allora, Sara? mi sentite? Sì. Sì. Allora, le famiglie no, rimangono sempre molto, come dire, senza riferimenti, perché l'esordio, del disturbo alimentare è comunque un evento che sicuramente crea un momento di forte crisi all'interno della famiglia, sconvolgendo tutti gli equilibri che ci sono, no? Quindi, le famiglie quando arrivano ai servizi di solito sono sempre molto spaventate, non capiscono mai il perché è successo, spesso e volentieri sono sempre alla ricerca di una causa, vogliono sapere perché è successo alla loro figlia e che cosa è stata la causa, qual è stata. Infatti, spesso e volentieri, anzi sempre direi, nei gruppi si affrontano proprio i fattori che possono scatenare un disturbo alimentare, perché ogni famiglia è alla ricerca del colpevole, no? E cercano, non so, è stata l'amica che le ha inculcato di dimagrire, o è stato il fidanzato, o la zia, o la separazione dei genitori, e quindi cercano sempre un colpevole, no? Perché forse è Quindi anche, dimmi, scusa, ti volevo dire, quindi l'emozione è un po' di rabbia un all'inizio. po' è di rabbia sicuramente, un po' è dopo esce fortissimo un senso di impotenza delle famiglie, fanno molta fatica a capire da dove partire, non lo sanno. C'è anche un momento in cui sono completamente allo sbando, no? E spesso dicono proprio ai curanti, no? Aiutatemi perché io non so cosa fare, ditemi che cosa devo fare e lo faccio. No? Perché c'è proprio questo momento di forte sconforto. Esatto. E quindi se noi dovessimo un po' ragionarci su Sara, in fondo, com'erano queste ragazze prima dell'esordio? Noi che queste cose le abbiamo studiate molto a lungo, perché noi proprio come Certo. gruppo studi cognitivi abbiamo cominciato a fare ricerca sui disturbi alimentari a metà degli anni 90 e abbiamo anche pubblicato molto, pensato molto. Ma queste ragazze, perché quando noi le vediamo, per noi sono tutte molto simili, no? Con delle Sì. caratteristiche. Puoi descriverlo? Com'erano prima dell'esordio? Perché questo, Allora, se qualche genitore ci ascolta, può essere utile. Ecco. assolutamente. Allora, di solito fanno sempre una descrizione anche i genitori stessi in ragazze perfette. Bravissima a scuola, che non hanno mai dato problemi. Tanti genitori ripetono questa frase: dove la mettevo stava fin da piccola. E lo dicono spesso, no? Anche al gruppi, i genitori si ritrovano in questa descrizione. Sicuramente sono tutte ragazze che poi sviluppano un perfezionismo che noi sappiamo bene essere poi patologico, no? Quindi diventa che tutto deve essere fatto bene. Hanno anche un bisogno di un controllo molto molto forte, no? Quindi sicuramente già prima probabilmente erano ragazze che dovevano avere un po' tutto sotto controllo, organizzate, poi non sono tutte così, perché poi dipende anche da che tipo di comorbidità c'è con il disturbo alimentare. O anche che tipo di carattere hanno, o anche Esatto. se hanno come esordio un'anoressia restrittiva o un disturbo O della una bulimia bulimia, o un disturbo esatto. della abbuffata, eccetera. Però Sì. diciamo che certe caratteristiche abbastanza sovente noi c'erano già. Ad esempio, io quello che
spesso faccio notare ai genitori è: ma queste ragazze quando andavano a scuola in prima elementare erano preoccupate, no? Sì, esatto, in realtà queste ragazze fin da subito, anche ragazze intelligentissime, bravissime, erano preoccupate. No? Erano molto preoccupate, sì. Avevano paura. Avevano paura, l'emozione di paura è un'emozione molto presente in queste ragazze anche da prima dell'esordio, solo nell'area di studio o anche in altre aree? Che pensi tu? Ma io penso in tantissime aree della vita. Ad esempio? Cioè, ma ad esempio anche, non so, nella prestazione in generale, quindi non so, anche oltre scolastica, non so, quella sportiva, per esempio. Quindi sono state delle ragazzine, delle bambine sempre molto preoccupate di fare bene anche in quel contesto, no? Quindi avere dei risultati alti in generale. Poi sono state preoccupate anche magari rispetto alle relazioni interpersonali, alle dinamiche familiari, no? Quindi, ma sono delle ragazze, alcune che raccontano fin da piccine anche un ruolo, no? Che per esempio in una famiglia dove magari i genitori non andavano d'accordo, un ruolo di paciere, una preoccupazione costante nel tenere magari insieme i genitori. Esatto. E quindi questo pezzo c'è sempre, no? Ma più il padre o più la madre? Come se dovessimo fare uno schema del tutto astratto. Ok, allora diciamo che sicuramente tutte le teorie, no, hanno sempre incolpato all'inizio, no, la figura materna, essere per tanti anni, no, è stata data la colpa, tant'è che tantissimi genitori, tantissime mamme dicono: tanto lo sappiamo che è colpa nostra, sì, e le mamme sbagliano sempre, in no? Prima e seduta, quindi, esatto, è colpa mia, lo so, ho sbagliato tutto. E in realtà è la disfunzione che c'è all'interno del nucleo familiare, cioè in generale, no? Come dicevo prima, all'inizio, cioè c'è anche con la diagnosi, c'è proprio una rivoluzione totale all'interno della famiglia. Ieri è stata la giornata mondiale, no, dei disturbi alimentari, e sono uscite tutte delle vignette, e ce n'erano due in particolare sulla famiglia. Una che appunto diceva questa cosa dell'esordio, di come tutto venga sconvolto, e un'altra era che diceva proprio: le famiglie non sono da incolpare, al contrario possono essere il migliore alleato durante il percorso terapeutico, sia per la ragazza sia per i curanti. Sì, io questa cosa arriviamo. La condivido molto, poi ci arriviamo, no? Sì, perché okay. Io le volte che ho avuto delle controparti, un padre che proprio non mi piaceva per niente, perché lo trovavo terribilmente patogeno, perché era una persona molto appassionata di sport, che portava la figlia a correre 4 ore al giorno. Io è lì che, quando io ho fatto trapelare le mie difficoltà relazionali con la famiglia, ogni volta la ragazza l'ho persa. Quindi è chiaro che l'alleanza con la famiglia. Però adesso ci arriviamo dopo. Pian piano. Quindi, esatto, adesso ci arriviamo. Quindi... Sì, dimmi. Quindi cioè, diciamo che sicuramente ci sono delle figure genitoriali che tu mi chiedi più la mamma o più il papà, ma dipende. Ti devo dire che in tutti i genitori che ho visto sicuramente la figura del padre è una figura che spesso, volentieri, dico spesso, non sempre, è abbastanza assente nella famiglia. C'è un padre che lavora tanto, che magari è assente, che non ha dialogo con le figlie, eccetera. La mamma alcune volte è una mamma molto invischiata nel rapporto con la figlia. Cioè, che vuol dire invischiata? Parla... Invischiata, parlo più semplice, ok. Ci dicono che siamo spariti, Sandra. No, adesso se ne occupa Gabriele di questo. Se ne occupa Gabriele, ok, io non me ne occupo. Allora, la invischiata vuol dire che non ci sono dei confini nel rapporto, no? La mamma amica, possiamo, no, dire, che spesso vuole sapere tutto di quello che succede con la figlia. C'è un'inversione quasi anche di ruolo, no, nell'accudimento. Cioè, spesso e volentieri le mamme dicono: io non sono più padrona di casa mia.
cioè è mia figlia che vuole fare tutto, no? E quindi c'è questa mamma che si ritrova magari veramente ad essere accudita dalla figlia. Ci sono le mamme che ecco, una cosa che ho trovato molto spesso, perché mentre parlo penso a tutte le famiglie che ho visto, no? Ci sono delle mamme che sono sempre state magari molto attente loro stesse alla linea, a per se stessa, ecco, infatti, per le figlie. Infatti volevo arrivare a questo, cioè okay. In realtà la domanda dopo che ci dovevamo fare era: ma come erano queste famiglie prima della certo. E io sicuramente alcune cose le ho notate, le vorrei dire. Innanzitutto una cosa che si vede molto è una certa preoccupazione. Perché? Perché queste figlie diventano l'investimento della vita. Siccome sono brave a scuola, sono perfezioniste, prendono tutti 10, vengono adorate dalla maestra di prima elementare perché stanno sempre davanti e fanno i compiti benissimo, questi genitori che sono dei genitori come tutti noi che vogliono il successo dei figli spesso, a un certo punto incominciano a investire sulla carriera scolastica di queste figlie, quindi si allena con queste maestre un po' matte e scherza, carina questa, e si convincono che se questa figlia verrà lanciata giù nella vita e manutenuta e stimolata e bisogna farla studiare ancora di più e ancora di più, a un certo punto chissà dove arriverà. Quindi questo è quello che io ho sempre chiamato il pregiudizio del prima della classe. Cioè, sì. Siccome sei molto brava in prima elementare, vorrà dire che sarai anche la più brava del mondo. E cos'è che... No, cosa... aspettative altissime, no? Aspettative altissime, andare a Sorbona, andare a Harvard, sì. e in questo pregiudizio cosa comporta? Cosa comporta che in realtà danneggia le ragazze? Che quando si discostano da queste aspettative così gigantesche che sono state costruite, vengono criticate o colpevolizzate, no? Certo. Anche senza... nelle famiglie un po' più dure in modo aperto, ma nelle famiglie anche amorose, capaci di dare affetto, in modo anche implicito. Cioè, certo. Ah, scusa, oh, mi dispiace che questa volta hai preso solo 8. Sì. No? Brava, su questa cosa qua, questo esempio che tu stai facendo, io l'ho fatto molto mio nel tempo, perché tu me lo feci ai tempi della formazione, no? Allora, proprio è un discorso che io affronto tantissimo con i genitori nel gruppo sulla comunicazione, perché la comunicazione che loro utilizzano, no? Appunto, caspita, è stata brava, hai preso 8, ma come mai solo 8 oggi? Esatto. Sì, non 9 e non 10? Sì, no? Esatto. E questo ci sta una critica dietro a questa cosa, che vuol dire non vai bene, non va bene, no? Non sì. È abbastanza. Io mi ricordo che avevo una ragazza che aveva avuto un'anoressia e si era curata molto bene in una clinica veneta, che era Villa Margherita, così tantissima. Sì. E la cosa incredibile è che lei era una paziente da 39 kg, quindi che aveva destato una grande preoccupazione. Aveva fatto tutto un percorso di cura, accidentato e complesso, e alla fine di questo percorso, quando la mamma era stata ricoverata molti mesi dopo una lunga, insomma, finalmente era arrivata a 47 kg, così, il tipico peso che tu cerchi di cacciarla via dal ricovero. E la cosa che mi colpì, perché me lo raccontò il primario di allora, che non c'era, che adesso non c'è più, è che i genitori, quando sono andati a prendere la ragazza, tutti e due, hanno detto: vedi, sei stata bravissima a curarti, bravissima, bravissima, adesso ricominci a progettare la tua carriera accademica, come se nulla fosse accaduto. No? E questa cosa lui mi raccontò che caddero tutti dalla sedia, perché è come se questa famiglia di buonissime intenzioni, questa malattia gravissima che chiaramente deve consentire alle ragazze di ricostruire un progetto che possono fare ansiose e sofferenti come sono, l'avevano completamente scotomizzato. Ricominceremo esatto. Da capo, come se nulla fosse.
E questa ragazza che cosa ha fatto quando è uscita? È ritornata? O ce l'ha fatta? La ragazza ha avuto una ricaduta. Caduta. Grave, È stata ricoverata di nuovo. Dopodiché è stato fatto un buon lavoro con la famiglia, che ha accettato che la ragazza non sarebbe potuta andare né alla Sorbona né a Harvard, e che probabilmente avrebbe fatto un suo percorso in cui avrebbe sofferto di meno di angoscia e di perfezionismo. Quindi è diventata una ragazza molto brava, lavora, però sicuramente... Però... Sono queste carriere che vengono viste o 1000 o 0. Invece i lavori di tutti noi sono sempre 88, e quindi questa famiglia alla lunga si sono... Gabriele, tu stai leggendo delle domande, vero? Ah, in questo momento non ci sono domande, ne ho una io però. Sì, vai. Se, anche se la, come dire, la proporzione è ancora molto variegata, ma rispetto invece a pazienti maschi con problemi di disturbi alimentari, si possono, per quello che è la vostra esperienza, osservare le stesse dinamiche familiari o ci sono delle peculiarità differenti? Questo risponde Sara, poi io dico... Rispondo io. Ok, rispondo prima io. Allora, sulla mia casistica clinica, i maschi nascono sempre come degli ansiosi di base, tantissimo, e sviluppano anche proprio magari insieme un disturbo ossessivo compulsivo. Si ha nella casistica anche, io parlo della mia casistica clinica, molto spesso si ritrova un problema di identità sessuale anche nei maschi, quindi si ha una omosessualità che magari non si riesce a comunicare alla famiglia. Almeno questo noi l'abbiamo ritrovato molto anche negli ultimi anni. Però nascono come degli ansiosi e quindi sviluppano un disturbo di tipo anoressico restrittivo. Altrimenti c'è la casistica invece dell'obesità, quindi più sul versante appunto del non mi accetto come corpo, sono sempre stato un bambino in sovrappeso, un po' cicciottello, eccetera, e quindi qua o sviluppo un'obesità che poi alle volte si può anche un po' trasformare in quello che adesso è la vigoressia, quindi il nuovo disturbo alimentare un po' più maschile, no, rispetto all'aspetto femminile, che è sviluppo tutta la parte muscolare, no? Quindi mi concentro su questo. E non so, Sandra, se tu hai una casistica diversa. No, io ne ho visti pochi di maschi, perché tu non sono pochi. Esatto, in ospedale, ma lavorando in uno studio privato. Però devo dire che quelli che ho visto erano pazienti molto sofferenti. Mentre noi possiamo trovare delle pazienti bulimiche che hanno una bulimia pulita, che in poche sedute le ributtiamo nella vita con le loro ansie e lasciano il disturbo, e lì ci sentiamo molto felici, con i maschi è difficile, ho sempre pazienti con disturbi complessi, e ci si mette molto più tempo e molte più energie. Giovanna chiede: buongiorno, vorrei sapere come fare per coinvolgere quei padri che spesso non riconoscono il disturbo o lo trattano come un capriccio, lasciando alle mamme l'onere della gestione. Beh, io posso dire quello che facevo io, poi Sara può parlare di Vai. Me. Quando arriva una persona in cui il padre vuole stare lontano, bisogna coinvolgere la famiglia. Perché? Perché in fondo i curanti vedono questi pazienti soltanto per brevi tempi, e quindi io faccio sempre un'operazione da terapia sistemica, cioè dico, chiedo alla famiglia di coinvolgersi tutta, perché sono loro gli esperti e chi conosce meglio la famiglia. Noi senza di loro non possiamo fare niente. Le famiglie che ci lasciano i pazienti qui perché sono troppo occupate, perché non se ne vogliono occupare, io dico sempre, voi mi buttate questo paziente sul tavolo, scusate, io se voi non mi aiutate non posso farlo. Specie per ragazze minorenni, perché poi una cosa è una persona che arriva a 40 anni e si comincia a curarsi a 40 anni, una cosa è una ragazzina sottopeso a 14 anni, 15 anni, 16 anni, quindi lì è anche l'obbligo di legge di coinvolgere le famiglie. Quindi ci sono due appelli da fare, uno sulle minorenni e sull'obbligo di legge, invece per chi è più grande, dicendo quello che io veramente penso, che loro mi devono aiutare.
e mi devono aiutare smettendo di fare le cose che oggi mi mantiene il disturbo, che poi è il punto a cui arriviamo dopo. Sara? Okay. Sì, allora, io penso uguale a te, aggiungo proprio solo, cioè sicuramente l'importante è creare un ambiente familiare che possa aiutarci nel percorso di cura, no? E di trattamento della ragazza. Quindi anch'io chiedo la partecipazione di entrambi i genitori, e quello che io dico ai genitori, che a loro piace poi alla fine, è che fanno parte dell'equipe. Che noi senza di loro non possiamo agire, nel senso che possiamo fare un pezzettino, ma poi loro a casa devono fare tutto il resto, altrimenti non ce la facciamo, no? Da sole. Quindi anche con quei padri che sono più restii, alla fine riescono a ritagliarsi quel tempo per venire, no? Perché capiscono che possono anche migliorare il loro rapporto con le proprie figlie a un certo punto. Esatto. E questo è fondamentale, no? Queste sono manovre che si fanno nel coinvolgere la famiglia, poi ci arriviamo, ma ad esempio si chiede al padre di uscire con la figlia femmina una volta ogni 15 giorni a cena solo loro due. Quindi in questo modo è vero che si chiede alla mamma, che soffrirà tantissimo, di sospendere, ma in realtà si aprono canali anche comunicativi che non erano mai stati pensati. C'era stata una completa delega di questa ragazza alla madre. Alla mamma. Spesso con degli avvicinamenti esagerati. Sì. Un'altra cosa che le famiglie avevano prima dell'esordio, che secondo me è fortemente, lo riprendo perché deve essere chiaro, che è fortemente legato alle alte aspettative, è il criticismo, no? Di cui parla anche tutta la letteratura. Il criticismo è legata, come avevi detto giustamente te, a volte è crudele, no? Delle famiglie molto, ci sono delle famiglie molto malate e sono le famiglie delle pazienti in cui c'è crudeltà, in cui c'è disprezzo, ma anche nelle famiglie che ci sono moltissime, con ottime intenzioni, il criticismo deriva dal fatto che ti amo così tanto che voglio il meglio da te. E quindi spesso, dicevi te, è soltanto un alzar di sopracciglia. E poi spesso queste famiglie sono ansiose, no? Sì, tutta la famiglia è ansiosa. Sì, sì, assolutamente. Di solito quando io chiedo, ma chi è che in casa è più ansioso, la mamma o il papà, si guardano e dicono tutte e due. Quindi, esatto, partono sicuramente da un livello d'ansia molto alto. E come dici tu, il criticismo, cioè poi viene vissuto veramente dalle ragazze, che sviluppano poi quello che è il perfezionismo patologico, perché esatto, effettivamente non basta mai, no? E che diventa così anche col peso, perché poi non è mai sufficiente la perdita di peso, no? Mi do un limite ma non basta mai, quindi l'hanno proprio imparato, mi viene da dire, no? Quando tu chiedevi dove l'hai imparato, ma io lì trovo anche un'altra emozione. Spesso questi genitori, e spesso c'è una mamma che nella vita voleva fare di più, voleva fare la cantante lirica, voleva fare la ballerina, voleva laurearsi e non c'è riuscita perché poi c'è stata una condizione familiare difficile, è morto il suo papà. Cioè nelle famiglie si vede anche che è come se ci fosse uno che, e sono delle famiglie, in questo a me fanno sempre molto tenerezza, perché sono delle famiglie che sognano che questa brava bambina gli regali ciò che loro non sono riuscite a fare, una sorta di ricompenso. E l'emozione alla base spesso è tristezza. Non so se tu questa cosa la incontri. Sì, io, guarda, mentre tu parlavi mi venivano in mente una serie di famiglie proprio su questa, e spesso volentieri, no, cioè queste, soprattutto sulle le mamme hanno questa cosa, qua mi viene da dirlo di più che i papà, ma appunto perché magari non hanno potuto, hanno fatto delle scelte di vita diverse, eccetera, e per esempio mi viene in mente tantissime mamme che vedono nella figlia, nella carriera universitaria, quello che magari loro non hanno potuto fare. No? E quindi hanno avuto dei lutti familiari, sì, per tantissimi motivi, esatto, no? Cioè anche delle brave famiglie, mi viene da dire, ma che non hanno potuto farlo, e quindi queste aspettative, qua torniamo, no? Sempre all'aspettativa elevata, comunque esagerata, no? Nei confronti delle figlie, sì, questo sì.
Esatto. Sì. E quando fai vedere questa cosa alle famiglie, anch'io noto che viene proprio fuori la tristezza. Cioè, sì. È vero. Perché, e quindi lo vedete che c'è ansia e tristezza, è solo in casi rari c'è rabbia e critica con disprezzo. Sono le famiglie molto malate da tante generazioni, sì. E lì la vita della paziente è più difficile, e si arriva anche con alcune anoressiche all'allontanamento dalla famiglia, perché adesso arrivo al punto dopo. Ma vai. Quando ci avete un esordio, quando ce lo avete sì. Questo esordio, cos'è che non bisogna fare? Cioè, con le famiglie? Tu dici? Con le pazienti. Con le pazienti. Cosa non bisogna fare? Ammazza, noi le famiglie ci chiedono cosa fare, ma spesso io parto da cosa non dovete fare, no? Con le famiglie, quindi. Sì, sì, certo. C'è tutta una psicoeducazione, io la chiamo, sui comportamenti anche base a casa, no? Banalmente sulla gestione degli esempi. Fai due esempi. Faccio degli esempi, sì. Allora, banalmente sulla una cosa che logicamente qua parliamo delle ragazze che soffrono di un disturbo alimentare di tipo restrittivo, anoressia restrittiva. La cosa che subito viene detta un po' ai genitori è quella di togliere un po' il controllo alle ragazze sul cibo, quindi di spostarle banalmente dalla cucina. Questo genera sempre dei caos, perché le mamme che dicono è impossibile, come facciamo? Lei vuole stare dentro, vuole guardare, fare, disfare. Però invece questa è una delle primissime cose che chiediamo ai genitori come aiuto, no? Di supporto, perché dobbiamo allontanarle proprio un po' da questo controllo eccessivo che loro hanno. Un'altra cosa banalissima che diciamo loro è: a tavola non si parla di cibo. Io dico guardate fuori dalla finestra piuttosto, se non avete niente da dirvi, e dite oggi ma quante nuvole che ci sono nel cielo, ma delle cose banali che però aiutano la ragazza a non focalizzare la sua attenzione solo e sempre sul cibo, perché il momento del pasto è il momento più ansiogeno di tutta la giornata, no? Cioè più ansiogeno, perché già è ansia totale tutto il giorno, però quando si siedono a tavola l'ansia aumenta, no? E quindi questa cosa bisogna farla, no? E dove i genitori fanno molta molta fatica, no? A fare, perché qua c'è un cambiamento magari di abitudini, no? Ecco, un'altra cosa spesso, non so se poi ci arriviamo dopo, non me lo ricordo Sandra, però è la gestione dei fratelli e delle sorelle, per esempio in casa alcune volte vengono dati proprio anche delle indicazioni su come gestire i fratelli, che siano più grandi o più piccoli, ma di modo che non ci sia anche poi magari una critica che viene anche dai fratelli, no? Sì, perché è giusto... terribile. La ragazzina che già è malata diventa il capro espiatorio, addirittura colpevolizzata perché fa stare male mamma e papà. Tutti. E poi tutti, no? Perché alla fine cioè, è colpa tua se stiamo tutti male, no? In qualche modo. E quindi anche i fratelli, che giustamente da una parte hanno anche le loro ragioni a dire ma che barba, no? Questa qua che tiene tutti in scacco. Però bisogna anche i fratelli e le sorelle... Sì. Spesso, non è vero, alcune volte sono venuti anche dei fratelli e delle sorelle ai gruppi. Sì, sì, Federica ci chiede come fa a raccogliere il reale stile comunicativo che i genitori usano coi figli per poi lavorare su questo. In particolare, a volte i genitori, pur essendo disfunzionali, possono non riconoscerlo oppure addolcire o trasmettere un'idea di una comunicazione un po' diversa da quella reale. Cosa ci può aiutare a coglierlo e a farglielo cogliere? Questa cosa qui, la cosa importante è parlare con le ragazze, no? In modo molto concreto, in modo da avere come delle fotografie di interazioni. Quando noi abbiamo 4 foto di interazioni, le riportiamo ai genitori dicendo forse sua figlia avrà un po' esagerato, ma questo è stato detto. Cos'è che l'aiuta di quello che avete detto? E cos'è che non l'aiuta? No? I genitori sono di fronte a delle descrizioni amichevoli, perché i genitori devono diventare i nostri più grandi alleati, come dice la Sara, alla fine si rendono conto, perché
Perché spesso quello che si trova è che è come se i genitori non ci potessero credere a questa gravità, no? È vero. È come se dicessero: no, adesso è vero, dimagrita 15 kg, ma a settembre parte e va a Oxford, no? Scusi, è dimagrita 15 kg, ma noi ce ne dobbiamo occupare. E questa cosa è molto dolorosa anche per tanti genitori. Sì. E molti genitori poi, se si fa male, ci mandano al diavolo e se ne vanno. E quindi arrivano una seconda volta da altre persone. Sì. Un'altra cosa, sì. Dimmi la domanda. Posso aggiungere una cosa, che tu hai detto una cosa importante, perché molte volte i genitori arrivano con l'idea che non è una malattia il disturbo alimentare, ma è un capriccio. No, viene visto alcune volte come: ma basterebbe un pochino di buona volontà magari, no, per migliorare, eccetera. Che non vuol dire niente, è giusto. E però nel momento in cui noi gli si dice, no, ma guardi che qua stiamo parlando comunque di una malattia, di un disturbo serio, allora qua, no, c'è appunto la preoccupazione, no, che viene fuori dalle famiglie. E per rispondere anche alla domanda di prima, sicuramente lo stile di comunicazione va affrontato con tutta la famiglia, perché altrimenti non si va da nessuna parte, no? Nella terapia. Sonia ci dice, ci chiede come fai poi a non colpevolizzare o a cercare di non colpevolizzare la mamma già triste nei momenti in cui in qualche modo gli stiamo dicendo che appunto la tristezza è uno degli ingredienti cardine della psicopatologia della figlia. Ok. Vuoi parlare? Parla te. Vado io? Allora, io una cosa, i sensi di colpa sono... c'era un mio carissimo collega, non compagno anche di specialità con Sandra, con me, e diceva sempre ai genitori: mettete i sensi di colpa qua nel gruppo e li lasciamo qua. Facciamo una specie di falò, no? Perché il senso di colpa non ci aiuta ad andare da nessuna parte. E quindi io dico ai genitori che sicuramente un genitore sbaglia, perché tutti sbagliamo come genitore. Però l'importante è capire che cosa è andato male, che cosa proprio è andato storto, mi viene da dire, e cercare in qualche modo di modificare questo aspetto, no? Anche comunicativo con i figli, perché nessuno può avere una comunicazione perfetta, però si possono modificare gli stili di comunicazione, si possono modificare i comportamenti, no? E cercare di capire che cosa non ha funzionato e partire proprio da lì per un cambiamento, perché come diceva prima Sandra, mi viene da dire, se la famiglia pensa: ah, ma ormai hai preso i tuoi chili, sei migliorata e facciamo finta che non sia successo niente, di sicuro dal disturbo alimentare non usciamo, ritorniamo, ci sarà una ricaduta, bisogna proprio modificare qualcosa, no? nel percorso. Metto insieme un po' di domande che sono arrivate più tecniche, qualche suggerimento per aiutare le pazienti ad abbandonare la ritualizzazione del peso degli alimenti, o come allontanarle gradualmente dalla cucina, come si fa a impedirglielo, se si rifiutano di mangiare ciò che è preparato da altri. Ci ho messo insieme alcune domande che hanno a che fare con il come si può procedere a questa spinta extra cucina, extra peso, extra rituali. Beh, io posso dire, qui c'è anche una grande tradizione delle terapie sistemiche, perché voi come sapete, per le minorenni il coinvolgimento della famiglia, l'ho già detto, è fondamentale. Fondamentale e obbligatorio. Ma io penso che bisogna saper chiedere alle famiglie un sacrificio per amore dei figli. Io faccio sempre così. E quindi quando faccio le consultazioni alle famiglie in studio, quindi non lavorando come Sara in ospedale, io do dei compiti alle famiglie e poi le rivedo e mi faccio raccontare come sono andati questi compiti. Ad esempio, posso cominciare: se ho dei genitori che la figlia mi ha detto io non sopporto che mamma mi dica sempre mangia, perché più me lo dice meno mangia, e me lo dice da 5 anni, a quel punto io, convocando la famiglia e coinvolgendola, gli dico: allora, tutto dovete fare meno che dirle mangia. E quindi si dice: chiudere il becco, chiudete il becco, state zitte, invece uscite una volta alla settimana con la famiglia e fatevi una passeggiata.
faccio dei compiti anche molto all'inizio di comportamento per coinvolgerli. E questa cosa qui viene accettata dalle famiglie spesso con stupore, eccetera. Però poi, togliendo l'ossessione ripetitiva, perché poi queste famiglie sono ossessive e ripetitive come le figlie. Quindi è inutile dire a una figlia per 5 anni mangia se lei non mangia, quando io glielo dico. È fondamentale dire altre cose, no? E quando nelle famiglie queste cose vengono comprese, avvengono anche dei grandissimi miglioramenti e anche degli incontri su basi diverse. Ecco. È vero, è vero. Sì, perché anch'io do i compiti, come te, Sandra. Si vede che ho imparato, vedi? Allora, no, anch'io e anche nei gruppi io lo faccio, nel senso che siccome lavoriamo appunto su vari aspetti, no, che può essere appunto la comunicazione, la gestione dei pasti, quindi do proprio ai genitori dei compiti da fare e devo dire che ultimamente poi spesso ci sono entrambi i genitori, quindi viene ancora più semplice questa cosa. Certo. Do anch'io proprio dei compiti pratici che alcune volte non hanno a che fare con il cibo anche, no? Cioè proprio del, non so, guardatevi un film insieme, no? Esatto. Un qualcosa che proprio escluda tutto quell'ambito che è importante. Se noi dovessimo fare una sintesi, stiamo dicendo che la paziente fosse perfezionista si vedeva da quando aveva... Da quando era bambina. Famiglie, guardate queste ragazzine perfezioniste e lasciatele in pace. Non dategli regole su regole. Anzi, quando vuole fare tutto perfettamente, prendetele in giro amorosamente e insegnategli a sbagliare, quando è possibile. Non criticatele troppo quando non sono all'altezza delle vostre aspettative. Se c'è un esordio, va bene, si può affrontare, perché ormai esistono terapie efficaci per questo disturbo, non è più come 20 anni fa, e quando c'è un esordio bisogna mandarlo in strutture specialistiche, quindi non aspettate, che è grave, accorgetevi, perché se una ragazzina si alza dopo pranzo, il primo giorno, il secondo giorno, per 6 mesi, e va in bagno, bisogna chiedersi cosa sta succedendo, perché probabilmente è possibile che vada a vomitare. Quindi sì. Guardatela con affetto ma in silenzio. Brava, sì. E avvicinatevi a lei, ma non sul cibo, no? Esatto. E quello che non bisogna fare è dirle mangia, oppure fare le stesse cose, o addirittura, come diceva Sara, colpevolizzarla per il suo disturbo. Perché se io la stresso e aumento lo stress, c'è anche ricerca su questo, aumenta la sintomatologia. Un'altra cosa che non bisogna farla è sentirsi così delusi che la si abbandona. Sì, è vero. Avevo una mia vecchia amica che aveva avuto un esordio tanti anni fa di disturbo alimentare e lei diceva: ma io poi ne sono uscita da sola. E poi ho detto: sì, ma che è successo in famiglia? Mamma si è seduta vicino a me e da allora in poi se non rimaneva vicino a me a chiacchierare fino a quando almeno qualcosa non mangiavo. Esatto. Quindi la sua mamma non l'ha abbandonata e non l'ha colpevolizzata. Sì, perché poi come dici tu spesso, alcune volte io dico che adesso per noi che ci occupiamo di disturbo alimentare inizia un po' l'alta stagione. Perché? Perché le famiglie spesso si accorgono del forte dimagrimento delle figlie più in primavera e estate, quando banalmente uno inizia a spogliarsi, perché sono poi ragazze che si coprono all'inverosimile durante l'inverno. E quindi spesso adesso arrivano famiglie che dicono: ma noi non ci siamo accorti che lei avesse perso così tanto peso, perché l'ha nascosto. E poi magari appunto come dici tu vai a fare delle domande: ma si alzava spesso appena finito di mangiare, eccetera? Sì. E quindi mettono insieme i pezzettini, no? Quindi mi piace lo stare vicino in silenzio, ma vicino, no? Quindi sì. È bello. Riunisco ancora alcune domande che chiedono invece sui genitori legate all'area più abbuffate, disturbo dell'alimentazione incontrollata, se è presente il perfezionismo anche in quei casi, o in quei casi quali sono i messaggi e le indicazioni?
Beh, di solito le famiglie, adesso io parlo, poi è un po' che non leggo di Big Gitting, però in quelle famiglie lì c'è spesso, sono famiglie più gravi, ci sono situazioni anche di grande depressione, c'è una situazione più desolata, è difficile che ci siano altissime aspettative, a meno che in queste altissime aspettative ci sia anche meno l'illusione che la figlia ce la possa fare e più un assetto di critico duro. Sì, Tu cosa vedi? condivido sicuramente. Cioè, allora, poi c'era Gabriele, scusa, anche il pezzo di che cosa fare, giusto? Sì, Come per si può esempio se ci sono delle intervenire? indicazioni particolari nell'area genitori per pazienti con disturbo dell'alimentazione incontrollata o abbuffate. Allora, sì, ho abbuffate. Per esempio, banalmente sulle abbuffate, uno degli interventi che viene chiesto di fare ai genitori è di non tenere scorte di cibo in casa, perché spesso e volentieri se vai a chiedere com'è organizzata, no, la loro dispensa, hanno cibo per un reggimento, no? E quindi ecco, per esempio, in quest'ultimo periodo questo aspetto è stato molto difficile per le famiglie, perché appunto nel periodo della pandemia, no, e del lockdown, molti genitori al gruppo mi dicevano: ma come facciamo a non avere scorte, no, in casa? Non possiamo uscire. Allora, banalmente abbiamo cercato insieme alle famiglie proprio delle strategie anche, da dire, banali, ma che hanno funzionato, del tipo teniamo le scorte in cantina, nel box, di modo che le ragazze non aprano e trovano 6 pacchi di biscotti, no? Tutti nella dispensa, e questo aiuta le ragazze. Alcuni colleghi dicono chiudete la cucina a chiave. Io su questo devo dire che mi mette sempre un po' d'angoscia questa roba della chiusura della cucina. Tante famiglie dicono non abbiamo la porta in cucina perché abbiamo un open space, quindi non possiamo farlo meglio. E quindi no, ci sono tante strategie, potremmo, cioè, dirne tantissime, però anche queste solo di aiutarle nella gestione, della gestione proprio del cibo, della quantità del cibo. Sì, ad esempio, prima c'è una domanda sul pesare. Una mamma che ha 3 figli deve pesare quanta pasta a testa dà. Invece in alcune famiglie, siamo 3, più noi 2 fai 8 etti. 8 etti vuol dire 2 etti a testa, cioè sono delle cose. Quindi è chiaro che in una società dell'abbondanza come questa le alimentazioni vanno pesate, no? Esatto. Ora però, visto che ci avviciniamo un po', volevo fare un'altra cosa, che poi è l'ultima. Ma come aiutiamo noi questi pazienti, coinvolgendo le famiglie? Come coinvolgiamo i pazienti nella cura? Con le No? loro famiglie? Esatto. Allora, come dicevi tu, prima, sicuramente sull'aspetto dei minorenni è fondamentale, no? Anche le linee guida lo dicono assolutamente che è necessario l'intervento della famiglia, appunto. Però devo dire che io, anche nel mio modello, cioè nel mio modo di lavorare ormai da tanti anni con i disturbi alimentari, io tendo anche a coinvolgere anche le famiglie delle maggiorenni, perché e cerco di spiegarlo proprio ai pazienti in questo modo, perché sicuramente loro hanno delle risorse, no, per farcela, ma alcune volte non sono sufficienti. Abbiamo bisogno di una mano da parte di chi ci sta di fianco, che può essere la famiglia d'origine, può essere il marito, il compagno, un'amica, cioè comunque chi vive con loro, no, che possa in qualche modo aiutarle a interrompere i meccanismi proprio che tendono a tenere in voga il disturbo alimentare, no? In essere il disturbo alimentare. Quindi è fondamentale, io questo lo spiego sempre alle ragazze. Devo dire che a parte qualcuna che, va bene, ma sono poche, per fortuna, cioè tutte accettano il coinvolgimento delle famiglie, anche banalmente sul fare una restituzione, no? Quando si fa la diagnosi all'inizio, il momento della consultazione, fare una restituzione ai genitori è fondamentale e loro accettano, Sì, direi. ed è anche molto importante perché, e qui era l'ultima osservazione, quando mi è Sì. successo che i genitori non hanno voluto essere coinvolti?
no? Perché fino a quando un genitore accetta il coinvolgimento, a volte con ansia, correndo dal medico, cioè a volte anche esagerando, un esordio di anoressia e la morte, cioè, calma, cioè, calma. Però anche quando, quando veramente io ho avuto difficoltà è quando i genitori si mettevano in posizione di critica dei curanti, perché erano sempre stati critici più, e non abbiamo potuto portarli dalla nostra parte neanche per un attimo. E questo è stato veramente difficile per noi, almeno sì, nella mia esperienza clinica, perché li ho avuti contro. E allora in quelle situazioni, a volte, se ci sono anoressie gravi, eccetera, addirittura ci sono delle indicazioni per cui si mettono nelle comunità. Perché una ragazzina che si fa un ambulatorio pomeridiano, certo, con i pasti, che viene al San Paolo, che si ricovera e che torna, e i genitori dicono: sono cavoli tuoi, hai fallito, ormai non ci aspettiamo più niente da te, è chiaro che è una ragazzina abbandonata a se stessa in un momento di malattia. Quindi che dire se qui ci fosse un genitore? Che bisogna cambiare. In fondo spesso queste ragazze, come diceva la Palazzoli Salvini negli anni 60, sono come dei microfoni che raccontano al mondo le difficoltà di queste famiglie. E se le famiglie sanno ascoltare questo microfono, sono delle famiglie che cambiano, esatto, che entrano in una fase più creativa e lasciano fuori e abbandonano certe rigidità in cui forse anche loro stavano stretti. Sì. Mi chiedono, prendo le ultime domande un po' tra quelle rimaste, anche se so che non potrò farvele tutte. Rimuginio nei disturbi alimentari si può affrontare anche da parte della famiglia o con la famiglia, visto che è un tema che a quanto pare noi conosciamo, sì, e se nel binge eating il controllo ha comunque un ruolo, il bisogno di controllo è se, o se è solo assenza di controllo, quindi rimuginio e il controllo nel binge eating. Sul controllo rispondo io perché ci ho lavorato tanto. Vai, è il tuo campo, Sandra. Sì, è chiaro che l'assetto di controllare è un assetto esagerato il cui opposto è dicotomico, quindi tra zero controllo, spesso queste ragazze che si abbuffano escono, vanno in ufficio e sono l'impiegata perfetta che non sbaglia mai, questo. Quindi è chiaro che stiamo parlando di due poli dello stesso costrutto, così come il rimuginio, spesso il rimuginio è condiviso nelle famiglie, ecco. E vederlo può anche essere utile, perché io posso insegnare a una famiglia, Gabriele, tu insegni, che possono avere pensieri assurdi, negativi, e lasciarli andare senza considerarli autorevoli o andare dietro. Certo, anche perché tu hai detto il pensiero dicotomico, no? Questa è un'altra delle caratteristiche proprio delle ragazze, no? O bianco o nero, non c'è mai la sfumatura in mezzo, no? E quindi, e spesso e volentieri si ritrovano anche nelle famiglie questo, cioè comunque, no? Il vedere tutto ai due estremi, ai due poli, quindi sì, è fondamentale, esatto, no? E poi anche per le madri, spesso invischiate in questi rapporti che la famiglia deve fare. Questa figlietta deve essere bravissima e lei dice: io sarò bravissima. Forse queste madri, quando riescono a sganciarsi, le figlie sono le più libere, ma anche loro sono più libere, perché sono sì, meccanismi anche di amore e di controllo reciproco molto dolenti anche. Assolutamente sì, sì. Gabriele, perché io, scusa, vai. Qualche cenno bibliografico sui genitori o per persone che hanno a che fare con i genitori ne avete in mente? A me viene in mente subito il libro, ce ne sono due. Una è una guida della Erickson, non mi ricordo mai il titolo esatto, però è tipo genitori, no, o disturbi alimentari, però sulla Erickson la trovate, che è un manualetto che viene anche dato ai genitori stessi da leggere, perché cosa sono i disturbi alimentari, anche agli insegnanti alle volte che poi vengono coinvolti magari nel percorso. E un altro è quello di Riccardo delle gravi disturbi dell'alimentazione, una guida pratica per i familiari, mi viene in mente anche a te Sandra, proprio specifico sui genitori, perché di libri sui disturbi alimentari ce ne sono sì, una marea. Adesso no, adesso no, questi due sono quelli che conoscevo, ma non so, poi in ogni libro dei disturbi alimentari si parla anche dei genitori. C'era infatti
esatto, c'era il libro sugli strumenti alimentari della Palazzoli Servini, bellissimo. Sì. Articoli degli anni Ottanta, di Mignucci, di tutto il filone sistemico. Sì, tantissimi ce n'è, sì. Quindi chiudiamo dicendo, ricordatevi che un esordio di un disturbo è un'occasione. Le famiglie, se si mettono a correre e a ragionare, cambiano e di solito è meglio. Sì, una cosa, se posso aggiungere l'ultima cosa, che mi ha colpito molto in questo momento di grande fatica per tutti, no? Chi più, chi meno. Io dovevo partire col gruppo al San Paolo, proprio quando è scoppiato il lockdown, e quindi ci siamo interrogati su cosa fare di queste famiglie. Una cosa che mi ha colpito tantissimo, le ho contattate una per una e proponendo loro di fare il gruppo su Zoom, e tutti non mi facevano neanche finire di parlare e mi dicevano: dottoressa, io ci so, noi ci stiamo, perché lei non sa quanta fatica stiamo facendo in questo periodo, ancora di più, no? Certo. Quindi poi siamo riusciti a fare il gruppo su Zoom con appunto Nutrimente, con la mia associazione, che ci ha dato il supporto, ha dato supporto all'ospedale, perché poi vabbè, le cose in ospedale non sono mai tanto semplici da organizzare, quindi però ce l'abbiamo fatta, e di come loro al termine del gruppo fossero proprio grati di questa cosa, no? Nel dire grazie, perché facciamo molta molta fatica, no? Nella gestione. Quindi le famiglie poi, quando capiscono il loro vero bisogno di aiuto, si fanno aiutare. Ma anche il loro fondamentale ruolo nel progetto di cura. Sì, sicuro, sicuro. Fanno parte dell'equipe, io lo dico sempre. Sì, anche se per molti genitori abbandonare i vecchi piani di controllo, di sogni, è molto doloroso, e quindi si dovrà passare attraverso dolore per capire cosa fare dopo. Dopo. È un processo di cura. Sì, esatto, è un processo di cura. Allora, bene. Io vorrei ringraziare la Sara per la sua presenza qui, sempre. Grazie a te dell'invito. E noi abbiamo l'ultimo, che è la cosa che mi angoscia di più nella vita. Il dialogo con Sandra lo abbiamo settimana prossima, è l'ultimo finora, e si chiamerà aspetta, il titolo preciso lo vado a recuperare. L'hai colto impreparato, Gabriele. No, ma lui lo sa, perché diciamo, ma lo sa, certo, è suo. Sì, però voglio andare a vedere il titolo che gli ha voluto dare Sandra, perché parto suo. Perché vogliamo gli animali in casa? E ci saremo io e lei di nuovo per salutarvi alla fine di questa piccola avventura che abbiamo messo in piedi in queste settimane. Esatto. Grazie tanto, è stato bello. Grazie a voi. Grazie Sara. Grazie a voi, grazie Sara, grazie a tutti voi. E alla prossima volta, a che cosa ci servono i cani, i gatti in casa. Buongiorno. Ciao a tutti, grazie.